farti i complimenti, questo look rock mi piace, piace da pazzi. Che ho ti stai preparando per una conduzione scatenata, per qualcosa che ci sorprenderà? No, volevo finalmente somigliare a quella che sono anche in televisione. Beh, ma pure prima non eri male, ti voglio dire, però questa cosa qui... Mi somiglia di più, credo. Sì, ti vedo. Mi sento un po' più libera. Ti vedo. E su questo ho molto da chiedere anche a te. Sono venuta apposta. Partiamo da questa canzone con la quale ti abbiamo accolto. La risentiamo, Elisabetta? Un brano che tu hai cantato insieme a Ornella Vanoni. Ti rendi conto che fortuna? Io nella mia vita ho cantato con Ornella Vanoni. Veramente ho avuto tante belle occasioni nella mia vita. Facciamo un in bocca al lupo, Ornella Vanoni. Abbiamo letto che ha avuto un infortunio. Che donna simpatica. È una canzone che parla di donne, ma che dice anche questo genere fragile. Se oggi tu la dovessi riscrivere, mettere le mani sul testo, cosa sì, interessa così? Sì, sesso fragile che poi dalla vita e soprattutto non cade, ma si rialza. È una caratteristica che le donne hanno. Mm-hmm. Forse è una delle migliori che abbiamo. Sono d'accordo con te. Mm. E a proposito di consigli che dai alle donne, oltre a interpretarle con delle sfumature particolari, adesso tra pochissimo ti rivedremo a teatro, mm-hmm, e poi al cinema. In una parte sei donna con una storia forte e che deve reagire, dall'altra madre, ma che deve reagire, però nel ruolo di madre deve anche avere un atteggiamento particolare. Tra pochissimo ne parliamo. So che però tu tieni anche una rubrica. Sì, non mi faccio mancare niente, perché laddove ci fossero 3 secondi di tempo io lì inzeppo di qualcosa. No, è una rubrica che mi piace moltissimo, si chiama Brilli se vuoi, da un'idea che ha avuto il direttore di Leggo, Davide Desario. E è nata che dovevo in qualche modo promuovere il telefono rosa, di cui ero testimonial. Poi però le persone hanno preso gusto. Cosa ti chiedono le persone? Ma le che cose ti più svariate, da quelle che hanno il problema col marito a quello che invece vuole cambiare mestiere. Poi mi chiedono a me, ma che ne so, però rispondo volentieri. Ma sei anche puntuta, nel senso, tu ci ragioni, sei diplomatica o vai di pancia? Un po' tutte e due le cose. Però quando vedo che mi scrivono una evidente idiozia, non è che gli dico quanto sei bravo, dico amore, non ti illudere, essere qualcosa di diverso di un cretino, perché ma con molta eleganza. Quando, a proposito di donne, interpreti ruoli particolari, cosa cerchi di sottolineare nel carattere che deve avere, femminile, no? Che deve avere il tuo personaggio? Beh, questa è una scelta che ho potuto fare di più in teatro, che è più diretta la scelta, e quindi scelta cacofonico, ma non fa niente. E ho deciso di fare donne sempre più indipendenti, sempre più forti. E noi donne dovremmo tutte quante un pochino avere un po' più di autostima, perché è un'iniezione che ci farebbe molto bene. Dovremmo in cosa avere... cadiamo? Anche nella posta che ricevi, quali sono le fragilità che sottolineano le persone che ti scrivono, soprattutto le donne? Il giudizio altrui, molto spesso. Siamo così sensibili ancora a questo? Sì, ancora tanto. Ancora tanto persone che non si ritengono soprattutto esteticamente adatte, che è una cosa deprimente, veramente deprimente. E ancora tantissimo c'è, parliamo di donne perché poi mi scrivono anche degli uomini, però le donne si lamentano molto delle mani lunghe, molestie, si chiamano molestie. Sì, le molestie. Che in tutti i campi del lavoro succede, purtroppo ancora succede tanto. Tanto, sì. È un no. Non è un no. Sì, è un no. Un no. Esattamente. Chiaro? Esattamente. Le donne, qui ci voleva l'applauso, perché stiamo dicendo una cosa seria. E le cose importanti vanno evidenziate. Delimitare i confini e rafforzare l'autostima. Ed è su questo che si scivola. Nel nostro lavoro, chissà perché, ci si prendono sempre delle grandi libertà.
Beh, vabbè, questo è un discorso che se poi mi inviti da un'altra parte, che abbiamo molto tempo, ne parliamo molto, ma insomma è proprio un malcostume che deve finire. Deve finire, punto, non c'è una via di mezzo. Allora Nancy, noi abbiamo voluto immaginarti nei panni di donne della storia che non ci sono più o che ci sono ancora, ma che comunque hanno lasciato un segno molto importante. E alle quali noi naturalmente ti associamo. La prima è lei, Marilyn Monroe. La meravigliosa Marilyn, che dentro aveva il tormento. Oh, signora! Che cosa c'è? Diciamo che era meglio lei. Rimettiamo questa, aveva una un foto non particolarmente riuscita, ecco. Ma non fa niente. È tutta la vita che mi associano, probabilmente per questo fatto di essere a forma di femmina, immagino che sia per quello. Oppure? E per una fragilità latente, per una malinconia latente che si vede sotto il sorriso? Forse è un po' quello. Infatti io ti avrei chiesto quante volte magari hai dovuto tenere dentro di te la tempesta per non mostrarla fuori, no? Molte, molte. Però ho imparato che se hai un problema, hai una cosa che devi affrontare e che non ti senti all'altezza, fingi. Non fingi nel senso di essere falso. Immedesimati in uno che invece ce la fa e poi alla fine ce la fai. A me funziona. Consiglietto della domenica pomeriggio. Di testa o di pancia il consiglietto? Di tutte e due, sempre di tutte e due. E Manola è un personaggio che un po' ricorda Marilyn? Allora, io Manola faccio Anemone, che è un po' svampitona come i personaggi che faceva lei, totalmente superficiale, una che godereccia, che si perde ma nella superficie delle cose. Poi però le succede qualcosa nella vita che la cambia completamente e finisce in un buco nero dove non sa come muoversi, è un personaggio molto molto bello. È di pancia e di testa lei. Seconda parte è più di testa, ma non sa reggere botta. Sei in scena con Chiara Noschese? Con Chiara Noschese, che è un'attrice bravissima, molto comica, molto divertente. E ricominceremo, credo, a febbraio. Andiamo avanti, abbiamo immaginato Nancy Brilli nei panni niente meno che di Frida Kahlo. Non voglio vedere che avete fatto anche guarda, qui. Guarda, guarda, arriva, arriva. Eccola là. Vabbè, meglio, meglio. Frida è una donna che ha fatto dei suoi punti di, diciamo così, vulnerabilità e di debolezza, invece dei punti di forza. Sì. Quanto è capitato a te nella vita? Vorrei essere stata più brava, però è vero anche che io, come lei, facendo le dovute proporzioni, ho raccontato molto me stessa, nel bene e nel male, nelle cose che mi sono venute meglio, nelle cose che mi sono venute un po' peggio, per cui più che fare dei punti deboli una forza, ho raccontato la realtà. Sono stati accettati come punti di forza. E Frida, quando si disegnava, si autorappresentava, non faceva sconti a se stessa, non metteva orpelli di nessun tipo. Mi sembra che tu nel tempo ti sia liberata di qualcosa. Voglio farvi vedere questo filmato tratto direttamente dalle storie di Instagram di Nancy Brilli, dove si diverte da morire e fa divertire anche noi. Che ho fatto qua? Male per te quando lo facevi? No, ma allora
ero gonfia come un tricheco. Mi hanno detto prova questa cosa, proviamo, vediamo. La mattina in pigiama, come avete visto, in camera in albergo, mi hanno portato questo secchiello col ghiaccio. Avevo chiesto due cubetti, mi hanno portato un secchio. Ho detto vabbè, facciamo questa cosa. Ti dovessi dire, mi sono sentita routine. Meglio, però non è una cosa che posso consigliare a qualcuno, perché può essere una cosa molto forte. Sì, anche una manovra vagale, insomma, se l'ho fatto io, non vado copiata, non necessariamente almeno. Ma il rapporto con la tua immagine è cambiato nell'ultimo periodo? Ah sì, ah, che mi sono liberata tanto, guarda, perché quando sei più giovane devi essere sempre al meglio, sempre. Adesso mi hai visto in pigiama col mollettone, proprio un momento di grande ciclaggine. Ti posso dire che non me l'aspettavo? Sono rimasta quando ho visto questa storia su Instagram. Hai pensato che fossi impazzita? No, invece è normale. No, ho pensato, evviva! Ah. Grande Nancy Brilli! Allora, i social hanno... se non racconti la verità, che ce l'hai a fare? Il mio punto di vista è questo. C'è il momento in cui vado col gioiello, con la scarpa, seduta come così, da signora mia, e poi c'è il momento in cui nella vita una donna ha il mollettone in testa, sei senza trucco, hai il pigiama e la ciabatta. E che fai? Quello non lo racconti? Io sì. E le persone si divertono. E noi ti ringraziamo perché liberi finalmente un po' da questo peso del giudizio e dello sguardo, no? Che deve sempre andare a cercare. Sì, poi ci sono dei mestieri come il nostro che richiedono una certa forma, una certa apparenza, però bisogna sapere che non è sempre solo trucco, certo, parrucco, ciglia finte e tacco 12. Delle volte c'è pure la ciabatta. Non è vero solo quello, è vero quello quando serve, ma è vero anche... quello di tutti. Sei al cinema con un film dove interpreti una mamma che deve dare molto coraggio. Vorrei vedere prima di che cosa stiamo parlando e poi parlare di questo progetto che è molto importante. Mamma mia, però, cioè, il primo viaggio tutti insieme a New York. Mamma dice sempre che ne ci vada d'accordo. Ma fuori di raccordo? Ma non ci stanno le stesse cose che stanno dentro il raccordo, no? Ammazza, vedi che... Dai, che dobbiamo fare un sacco di cose. Sarà lontano Tiffany da qua. Chiamiamo un dottore? Niente dottore. Filippo? Ma che sta succedendo? Per il momento è stabile, ma il fegato è messo male. Dice che The Truman Show è uno dei 10 film da vedere prima di morire. Da papà quasi quasi stasera me lo sparo. Ce la faccio. Per qualche giorno va bene, Filippo. Non si tratta di qualche giorno. Non ti dovresti sforzare tanto, cazzo. Oh, ma tutti i dottori per venire a lavare i piatti qua! E te che te guardi? Io non so che progetti hai, ma ti prometto che li affrontiamo insieme. Di cosa parla Amici per la pelle? Amici per la pelle è un film, intanto è una storia vera, è la storia di Filippo Laganà, che è il figlio di Rodolfo, e un giorno mi ha chiamato Massimo e mi ha detto dobbiamo fare questo film, Massimo Ghini, mio ex marito, si fa un film sulla storia di Filippo, che ha avuto un trapianto improvvisamente in un viaggio con la mamma e la fidanzata a New York, si sente male, inizia a diventare giallo come un limone, sempre peggio, e da lì a poco sta talmente male che lo devono riportare in Italia. Adesso Filippo sta bene, infatti fa l'attore, è lui che fa se stesso nel film, però siamo tutti noi intorno che abbiamo voluto esserci per, come sostegno, perché stava veramente morendo, ma più di una volta. Allora, siamo, io e Massimo eravamo amici di Rodolfo da quando eravamo bambini, perché io mi sono sposata con Massimo che avevo 21 anni, mi pare, e da lì siamo rimasti amici per sempre. È un'amicizia che si è mantenuta, si è consolidata, sì. Quindi avete fatto questo film tra l'altro raccontando la verità.
è tutta verità, tutta verità. Tra l'altro, raccontando anche questa cosa importantissima, cioè lui era in America e in America sarebbe morto perché non aveva l'assicurazione sanitaria, certo, e non lo ricoveravano. E la prima cosa che chiesero a Gloria, alla mamma, ha capito che sarebbe intanto da fermo costato 70.000 euro o una cosa del genere. E poi vediamo, un figlio che improvvisamente sta male, l'hanno riportato in Italia, ha avuto un trapianto e... E adesso sta bene Filippo. Senti, sta bene Filippo. Abbiamo un suo saluto. Lo so che ti aspettavi George Clooney. Purtroppo ci sono io e vabbè, non è la stessa cosa però. Io ti volevo tanto ringraziare per aver interpretato mia mamma nella maniera più bella, più normale, più naturale nel film Amici per la pelle, che è al cinema, e quindi vi invito tutti a vedere Amici per la pelle con Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Giampiero Ingrassia, Gianfranco Iannuzzo e Carolina Connelli. Siamo molto felici e io ti ringrazio tanto per tutto quello che hai fatto per me, e abbiamo vinto anche un premio, non lo diciamo troppo ad alta voce, però siamo molto contenti e forza, forza, forza. Un bacio grande Nancy, ciao Francesca, un bacione. Nel film faccio, guarda che è uno strano giro. C'è tutto un intreccio lì, perché c'è Massimo Ghini. Massimo Ghini, mio ex marito, poi Filippo che è il figlio di Rodolfo. Io faccio Gloria che era la ex moglie del mio ex Roy. Ah. Per cui per 3.14 era tutto una cosa, un mescolone. Una grande famiglia. Sì, sì, sì. Carino di Massimo. Sulla scia della sua presenza sul set ci è venuta in mente un'altra grande dello spettacolo mondiale, che è lei. No, che avete fatto adesso? No, è fatta Liz Taylor, oppure Liz Nancy. No, sono fighissima così. E stai benissimo. Oh, beh. Poi alla fine Mora è quello che è venuto a me. Però lei si è sposata un sacco di volte, anche con lo stesso uomo, Richard Burton. Tu ti risposeresti con lo stesso uomo? No. E poi quale? Insomma, si farebbero dei favoritismi? No, no, per carità. Altri. Mamma, pensa che fegato sposarsi 7 volte. No, ma infatti che gliel'ha fatto fare. Sì, una pazza. E tu, l'ultima domanda che ti voglio fare è, visto che in passato ti sei cimentata anche in un circo tenendo a bada delle tigri, ti senti tigre adesso in questa fase della tua vita? Abbastanza fiera di me. Ho fatto delle cose fatte bene. Per cui, un po' tigre. Un po' tigre. E ti vedremo tigre anche sui social, ne sono sicura. Ma prima, lo mandiamo. Ce l'abbiamo davvero quel filmato? E allora giura che l'hai trovato? Eccolo lì, tutto per te. Nancy Brilli che doma le tigri. Io direi adesso di assistere in religioso silenzio, perché è veramente stupendo quello che stanno facendo. Vale flash. Mi avete fatto un regalo, quanto ho cercato questo spezzone, perché io ho fatto veramente un circo, avevo 7 tigri del Bengala con il circo Togni, e facevo quell'esercizio lì che, se ci penso adesso, diciamo che non è proprio quello che sceglierei. Ecco. Un regalo per te da parte dei nostri autori, la nostra Serena. Grazie. È riuscita a trovarlo. Grazie. Nancy, con te ci vediamo al cinema per Amici per la pelle, e poi a febbraio ci rivedremo anche a teatro. Torno. Torni? Torno. Per Manola. Torno. Grazie. Ciao Nancy. Grazie. Sempre un piacere. Grazie a